ristoranti italiani sono una presenza costante nel mondo, come del resto in Asia. Ma qui c'è qualcosa di speciale. Smell beautiful. Diamo uno sguardo al meglio della cucina italiana e ad uno chef stellato. Si tratta del progetto personale di Umberto Bombana, che arriva ad Hong Kong all'inizio degli anni 90. 8,5 Bombana è l'unico ristorante italiano fuori dall'Italia ad avere ricevuto 3 stelle sull'ambitissima guida Michelin nel 2011 e si trova ad Hong Kong. Ma il successo penso venga naturale. Quando tu lavori con passione, con la materia prima di grande qualità, con la possibilità di produrre tutti i giorni, quando c'hai una grande clientela e si aspetta una grande qualità, penso che tutto viene in modo naturale. I'm gonna roast this beautiful baby lamb. It's a bit marinated with seasoning, and we slowly roast. We want to have crispy outside and very juicy inside. Per cui è un lavoro molto di passione, un lavoro che ti prende e ti affascina e ti dà grande, anche grandi soddisfazioni. C'è questa tendenza a avere un ristorante un più casual, un po' più approachable. La gente vuole sentirsi bene, vuole mangiare bene, senza troppa arroganza. Ma questo è un po' il successo anche dei ristoranti italiani. La qualità è nel cibo e la grazia del servizio, la semplicità. Questi qui sono i segreti della cucina italiana. Con l'apertura nel 2010 nella zona central di Hong Kong, Umberto ha deciso di alzare i parametri della buona cucina con un ristorante chiamato come il film 8,5 di Federico Fellini, il suo regista preferito. Ed è grazie a questo chef che il tartufo bianco è arrivato ad Hong Kong. E c'è poi questa cerimonia tritare il tartufo di fronte alla gente, preparare il piatto, l'aroma che ti colpisce subito. Per cui è diventato uno status quasi venire a mangiare il tartufo durante la stagione. Oggi Umberto sta cucinando l'agnello, una ricetta primaverile che lo riporta ai gusti dell'infanzia. La sua abilità nel cucinare con stile e gusto è il segreto del suo successo a Hong Kong, luogo che ormai lui e la sua famiglia chiamano casa, ma anche un posto dove la ristorazione è competitiva. Negli ultimi anni Hong Kong si è sviluppata molto anche nella ristorazione. Prima era un grande centro con la miglior cucina cantonese al mondo, mentre ora ci sono anche grandi chef da tutto il mondo che aprono ristoranti. Con anche un ristorante affiliato a Shanghai, Umberto descrive il suo approccio in cucina come una celebrazione e Hong Kong come un posto unico dove mettere in pratica il suo talento. Ho deciso di aprire questo ristorante a Hong Kong per due ragioni. La più importante è che c'hai una clientela internazionale e la seconda ragione è perché si possono trovare gli ingredienti da tutto il mondo. Here we have our baby lamb.